Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. I fatti ci portano in via Curina ad Arezzo, perché? Perché qui nei dintorni si è consumata una brutta aggressione qualche giorno fa, cioè a una ragazza che è stata rubata una bici, ormai è notizia insomma, che ha fatto anche un certo scalpore. La ragazza ha inseguito il ladro, forse era una trappola perché il ladro sostanzialmente poi si è trasformato in un violentatore. E il tutto si è consumato in un parco qui vicino, ma questo fatto ha fatto emergere un'altra realtà, cioè il fatto che delle persone, non sappiamo se anche in questo momento, hanno occupato in passato queste case non finite qui di via Curina. Hanno occupato in passato, oggi non più? Non lo so. C'è chi dice che ci sono state viste delle presenze anche recentemente, tra l'altro questa è una delle zone, ma non è credo neanche l'unica. Quindi anche ad Arezzo, e non è una novità di ora, perché se ti ricordi anche a Saione, è successo anche in altri immobili non finiti per la crisi, aziende che sono fallite, ovviamente la povertà, gli arrivi portano persone che vivono ai margini a occupare queste abitazioni. Realtà che per una città come Arezzo fino a qualche tempo fa comunque erano sconosciute. Sì, erano fatti propri di grandissime città dove si verificano questi casi, e purtroppo si sta verificando anche da noi. E che ti devo dire, sicuramente fa preso qualche misura, perché se no altrimenti così non si può soprassedere come abbiamo fatto per tanti anni, per tanti periodi. Va bene l'accoglienza, va bene tutti, io sono cittadino del mondo e quindi di conseguenza non ho problemi per quanto riguarda l'immigrazione, però ci vuole una regola in modo tale che coloro che vengono a trovarci e vogliono stare da noi, logicamente imparino il modo di vivere. Ci fai prendere l'acqua ora? Sei stato mezz'ora al telefono? La gente interessa molto, sì, ma saperlo no, proprio. Interessa a me. Dai, andiamo che vado a parlare con la gente, qua sta arrivando. E quindi di conseguenza si verificano questi casi. Sarebbe il caso comunque qualche cosa si vede. La vedo, sì, perché poi tutte le protezioni sono slacciate, quindi può entrare tranquillamente qualsiasi persona, non è messa in sicurezza, quindi prima di tutto andrebbe messa in sicurezza questa zona in modo tale che si possa impedire, se non altro in piccola parte, di non entrare. Così è molto molto semplice, basta alzare un palo che tu entri assolutamente dentro senza nessun problema. Comunque, voglio dire, forse occorrerebbero, è vero che ci sono degli immobili che quindi rappresentano anche un valore, ma la strada poi, come vedi, non è neanche finita, no? Perché di là si va verso il tribunale. Esatto. Dicevo, ci sono immobili, ce ne siamo occupati tante volte, che sono ormai diversi anni che sono completamente abbandonati, anche commerciali, che diventano dei relitti inguardabili. Io credo che ci voglia una legge, cioè se dopo un tot di anni il fallimento non ha portato a niente, non è stato venduto, secondo me qualcuno deve intervenire e deve fare tabula rasa, perché se no questi sai quanto rimangono. Cioè, se non c'è valore commerciale che non viene, cioè che alla fine non, nessuno se lo compra, tu non puoi vincolare il paesaggio, una zona anche a essere soggetta a episodi di un certo tipo, no? Non è così semplice farlo. Ho detto, servirebbe una legge nuova. Sì, ma anche la legge nuova non è così semplice farla, perché se l'azienda è fallita, questi sono beni dell'azienda fallita e logicamente hanno una valutazione, e questa valutazione serve poi a soddisfare la massa passiva. Cioè, dei beni falliti che sono 30 anni che non li comprano, cioè degli addirittura ex alberghi, ex che sono rimasti lì, e, no? Quindi abbiamo dei casi anche vicino alle nostre parti. Facceli. Fammelo. Quali sono i casi? Quello di Poti. Ma non è fallito. Non è fallito. E il fallimento generalmente nell'arco dei 10-15 anni il problema lo risolve. Quei relitti che sono lì in via Romana, chi li compra questi? Quelle cose neanche saranno messe su solo... Ma non sono fallite. Il lago non è fallito. Purtroppo, ma anche se sono fallite, comunque sia, il curatore fallimentare deve cercare di ricavare qualcosa per la massa fallimentare. Non puoi non farlo, non puoi dire qui dopo 30 anni non si fa niente, spende quello, lasciamolo tutto così. Ma scusa, ma poi chi lo paga dopo 30 anni di buttare giù tutto?
Però diventa a quel punto un interesse collettivo, perché... Va bene, allora diciamo il comune fa un esproprio, e non solo non un esproprio, il comune dopo 30 anni è autorizzato a entrare, la proprietà diventa tutta sua, fa tabula rasa, oppure finisce gli immobili, fa case popolari, in questo caso ad esempio, oppure fa giardini. Non c'è neanche bisogno, tra l'altro. Allora bisogna fare una legge. È quello che ti ho detto, non ascolti. Ho iniziato il discorso dicendo che non è facile. Non ti credi che sia così facile. Ora c'è il governo del cambiamento, quindi si cambia tutto, amico. Vabbè, ma siamo in democrazia ancora, quindi di conseguenza non è che puoi fare operazioni, come dici te, che sono un po' dittatoriali. Quindi... No, non è dittatoriale. Dopo un numero congruo di anni, quando la situazione non si sblocca, nessuno lo compra, non interessa a nessuno, diventa un problema pubblico, perché... O perché è brutto da vedere e magari impatta l'ambiente, oppure perché diventa teatro di appunto episodi di marginalità e quindi poi diventa un problema di tutti, comunque sia. Comunque, tornando all'inizio, è più complesso. È complesso. Tornando all'inizio, non dipende solo dal bene. No, tornando all'inizio, visto come ti ho fatto? Sì, il tecnico dice. Stringi perché sta per piovere, ma vedi che sta temporeggiando. Lo vuoi far bagnare? No, però voglio dire, come si potrebbe, cioè solo fare degli sgomberi, come si può intervenire in queste situazioni magari di immobili occupati che in altre città hanno assunto anche dimensioni preoccupanti, addirittura gente che ha perso la casa perché qualcuno è entrato dentro e non è più uscito. Esatto. Come si può risolvere il problema? Si risolve con questo, con leggi appropriate, in modo tale che tu li fai sloggiare per forza da quelle situazioni e li porti in altri posti dove obbligatoriamente devono stare, cioè in carcere, che se no c'è altra soluzione. Oppure fai in modo che certe situazioni non si verifichino, dai la possibilità a tutti di stare un po' meglio e quindi di trovare soluzioni consone che siano d'accordo con tutti. Ci vediamo domani. Ciao.